Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Arnese Live. Ragazzi, come avrete capito dal titolo, e grazie, continuate sempre a votare i sondaggi perché non solo mi aiuta a capire che tipo di video portare, ma anche in quale sequenza, e quella la decidete voi dai sondaggi. Oggi andiamo a parlare del punto pixel. Guardate qua ragazzi, questa non è una nuova manica da gaming, è sempre quella vecchia che io ho e che trovate nel video. Sugli arm sleeves, appunto, la manica da gaming la utilizzano tutti i più grandi pro player. Se l'avete comprato, oppure vi consiglio di andare a guardare il video e ovviamente di comprarla, ragazzi, perché vi diminuisce l'attrito per quanto riguarda polso, braccio e gomito, e soprattutto non c'è bisogno di comprarne una di 30, 40, 50, 80 euro solo perché c'è scritto asnatico, perché c'è scritto gaming. Ok, ragazzi, quindi è molto importante che se l'avete comprata provate a girarla al contrario e vedrete, anche se non è estetico, ma chi se ne frega, vedrete che l'attrito si diminuirà di un botto. Io ne ho tre tipi diversi, le ho provate con tutte e tre, e quella proprio specifica, che tra l'altro ha un prezzo irrisorio, meno di 13 euro, trovate il link in descrizione, se non lo trovate contattatemi in privato, è la migliore che io finora abbia mai provato, perché appunto l'ho girata al contrario, come vedete è girata al contrario, vedete ragazzi, questa qui è quella che io vi ho consigliato, quella con questo disegno e questo mio nuovo tappetino in cordura che ho pagato circa 100 euro. Ragazzi, vi posso garantire che l'attrito si è praticamente ridotto a zero. Fermi, perché non abbiamo ancora finito. Altra notifica fondamentale. In descrizione, per chi volesse approfondire, vi linkerò due video di uno youtuber con cui collaboro, Trico Trico di Cold War. Vi linko questi due video perché il primo è il punto pixel dal suo punto di vista, quindi diciamo che per approfondire potete tranquillamente guardare anche il suo video. Il secondo video è ancora più importante perché il secondo video si collega ad un argomento che noi abbiamo già affrontato, ovvero il video ogni livello di zoom ha la sua essenza. Ricordate ragazzi, andate a vedere perché è fondamentale sia da pad che da mouse. Sia quel video di Tricco Tricco che il mio video, entrambi sono incompleti, nel senso che stiamo facendo delle scoperte, ho fatto anch'io delle nuove scoperte, ragazzi, e urgerà, arriverà, servirà a fare un altro video su questo argomento. Quindi, nel frattempo, ragazzi, documentatevi al massimo con i due video che vi linko in descrizione e anche con i miei due. Quindi, questo punto pixel e ogni livello di zoom ha la sua essenza, ragazzi. Io, il prima possibile, perché abbiamo una marea di argomenti ancora da trattare, deve arrivare obbligatoriamente un altro video su questo argomento per chiarire una volta per tutte come avere effettivamente la stessa sensibilità ad ogni FOV e ad ogni livello di zoom. Capisco che è complicato. Ragazzi, io vedete come sono sciolto nel parlare in questo video. Ragazzi, io ho tutto a memoria, non ho nulla di scritto. La risposta a questa domanda, come faccio ragazzi, la troveremo, la troverete nei prossimi due video che arriveranno su questo canale, quindi iscrivetevi e state in campana. Meditazione gaming e doping nel gaming, ragazzi, due video che ci costringerà anche ad entrare nell'intimo, nelle abitudini intime che abbiamo ognuno di noi, ragazzi, perché vi svelerò delle cose fondamentali, non parleremo solamente di sostanze, vi farò un discorso a 360 gradi che non solo migliorerà il vostro gioco, il vostro modo di giocare, ma anche le vostre prestazioni cerebrali, ma la vita in generale, parlando di meditazioni, sostanze e doping nel gaming. Questo è un sito che si chiama Mouse Sensitivity, che ci collega ad un altro video che arriverà in futuro insieme ad Aimlab, e questo video parlerà di come convertire l'assenza da qualsiasi gioco a qualsiasi gioco, sia da mouse che da pad. Oggi però noi parliamo di a cosa serve il punto pixel. Dunque ragazzi, vi do immediatamente la mia sense attuale che ho ricambiato e andiamo a mettere, per quanto riguarda Modern Warfare Warzone, 0.65 di sense con 4000 dpi. Voi direte, com'è possibile? Beh, anche qui arriverà in futuro molto breve un altro video importantissimo sulla sense. In attesa di questo video, ragazzi, c'è un altro video che sta avendo molto successo, ovvero passato contro futuro, 400 dpi contro 3000 dpi. Andiamo a mettere qui il nostro polliciaggio del monitor e andiamo a mettere il mio attuale FOV che è 110.35. Qua vediamo la nostra sensibilità per quanto riguarda il gioco, quindi la sensibilità di gioco di gaming. Qui andiamo a vedere i nostri centimetri 3,60. Ovviamente possiamo scegliere, come avete visto prima, tra pollici e centimetri, mettete centimetri e vedete che
qui spunta 53 centimetri, nonostante io utilizzi 4000 dpi e tra poco vedremo anche perché. Qui invece vediamo l'oggetto del video, che è un esatto 0,05 pixel conto, slash conto, ok? Quindi di quanto si sposta il nostro cursore ad ogni minimo movimento per mouse rispetto ai pixel che ci sono nello schermo. Dopodiché abbiamo il nostro FOV che è 110,35 e poi abbiamo il FOV verticale effettivo. Vi ricordo per esempio che su Halo il FOV è verticale, in Call of Duty è orizzontale, ok? E qui vediamo il FOV orizzontale effettivo che è appunto è 110,35. L'ADS punto di vista appunto affected, quindi relativo relativo, e qua sotto tra poco andremo a fare il paragone anche con un altro gioco e quindi ci convertirà automaticamente tutte le informazioni. Adesso cambiamo sensore, ragazzi, facciamo anche il paragone con alcune sensibilità che io tengo a memoria di alcuni pro player, per esempio Symphony 1,65 di sense ma con 1600 dpi, ovviamente il FOV è 120, io lascio il mio. Come potete vedere sono sempre 52,47 centimetri e come potete vedere abbiamo un rapporto pixel di 0,12, ok? Ma se per esempio noi andiamo a cambiarla ulteriormente, andiamo a mettere per esempio 6,50 con 400 dpi, noi andiamo a vedere che questa è la sensibilità di Oscars, ok? Il terzo pro player che si è portato circa mezzo milione di dollari nei tornei di Call of Duty Warzone. Come potete vedere, sono sempre 53,28 centimetri e come vedete qui abbiamo anche qui un perfetto 0,5 pixel slash conto, quindi il conteggio dei pixel di cui si sposta il cursore del mouse ad ogni nostro minimo movimento. Adesso torniamo alla mia sensibilità, che ovviamente non è 400 ma è 4000, ok? E andiamo per esempio a mettere Halo Infinity, quindi andiamo a mettere 115 di FOV che è verticale, corrisponde ad un 110,35 di Call of Duty, e andiamo a mettere sempre 4000 ovviamente dpi. Bene, come potete vedere qui per esempio ci dà una discrepanza, ok? Qua possiamo vedere che la sense intanto è di 0,2 ma non è esatta con quella di COD. Perché? Perché c'è un errore di 3,28 cm, infatti qua ce lo segna, ok? E ovviamente ci dice che la massima incongruenza è di 2,4 cm e infatti la distanza 360, la rivoluzione completa è chiamata in gergo da gaming, ovvero il completo giro su noi stessi, qua è 53,28 mentre qua è 50,8. In questo caso lo mettiamo da parte perché Halo è veramente un gioco perduto per quanto riguarda il PC, le impostazioni e le micro impostazioni, ok? Non si può mettere 0,25 ma solo 0,2. Un rapporto pixel di 1, 1 vuol dire che il nostro mouse è in grado di puntare un nemico che rappresenta con la sua testolina un pixel, ok? In lontananza 100-200 metri la sua testolina, per esempio, corrisponde ad un pixel. Bene, il nostro mouse è in grado perfettamente di puntare un pixel che corrisponde ad una determinata distanza alla sua testolina. Ok, ora però lasciamo perdere il perché, ma è impossibile avere uno di rapporto pixel slash conto, ok? Com'è anche impossibile, tranne senso totalmente sballate, 2. Il range da evitare assolutamente è proprio tra 1 e 2. Cioè un conto pixel tra 1 e 2 è assolutamente non solo difficile da ottenere, ma anche controproducente, dannoso, assolutamente da escludere. Quindi, se noi non possiamo avere 1 o 2, ovviamente dobbiamo andare sotto l'1. E precisamente sotto 0,5. Perché? Perché 0,5 corrisponde alla metà di un pixel. Quindi se noi andiamo ad impostare la nostra sensibilità, potete mettere quella che volete, potete sperimentare quella che volete di sense e ovviamente anche come DPI, facendo poi la moltiplicazione, quindi avere il numero degli DPI che non deve mai superare i 3500 DPI. Ovviamente fino a 4000 ci potete arrivare, ma non di più. Con un rapporto pixel rispetto ai micromovimenti che è in grado di fare il nostro mouse, ed è in grado perché ce lo dicono i numeri, con 0,5 noi riusciamo a puntare, a mirare la metà di un pixel con grandissima precisione e di conseguenza anche molto più facilmente. Ma dalle sensibilità che noi andiamo a vedere, per esempio, rimettiamo quella di Symphony 1,65 con 1600 dpi, noi possiamo andare a vedere che il suo rapporto pixel è di 0,1.
E non è un caso. Perché non è un caso? Perché nel precedente video vi dissi di una sensibilità che, guarda caso, ma guarda caso, è la sensibilità predefinita di Call of Duty. Qual è? 12, 12 con 400 dpi, ok? E cosa spunta? Spunta che il nostro rapporto è di 28 centimetri con un pixel che comunque, con un rapporto pixel che comunque è sotto l'1, ovvero precisamente 0,92. Ora, qui apriamo un altro argomento, perché il rapporto pixel non cambia solo in base alla sensibilità o ai dpi, ma cambia anche in base al FOV. Quindi, se io passo per esempio da 110 a 120, che per chi ci riesce, io no, perché non li vedo più, ma capite che più il nemico è distante, più in base a noi, alla nostra sensibilità, al mezzo pixel o addirittura ancora sotto a livello di precisione, questo facilita ancora di più il mirare. Ovviamente se non diventate ciechi. Io infatti utilizzo 110.35, tra l'altro come tantissimi altri pro player. Ad ogni modo, vedete che all'aumentare del FOV il rapporto pixel è diminuito. Quindi siamo passati da 0,9 a 0,7, ok? Quindi ci avviciniamo allo 0,5, che è secondo me il valore ideale, sebbene abbiamo visto per esempio Sinfani utilizzare un rapporto pixel di 0,1. Adesso per esempio noi andiamo a mettere 6,5, 400 dpi. E cosa spunta? Anche qui spunta un rapporto pixel inferiore all'1, per la precisione di 0,4. Tornando adesso alla mia sensibilità di 0,65, ma con 4000 dpi e mettiamo per esempio 120 di FOV, noi possiamo vedere che il rapporto pixel addirittura è di 0,04. Quindi teoricamente, si parla qui però in teoria, sebbene io mi trovo benissimo così, ma con FOV 110, noi abbiamo una precisione assurda che aumenta all'aumentare dei dpi e al diminuire della sensibilità di gioco. Ma questo lo vedremo in un altro video. Cosa? Perché io stesso non me lo ricordo più. Cosa fa cambiare il rapporto pixel? Quindi, per esempio, se noi andiamo a mettere 0,65 a 0,7, che succede? Il rapporto pixel cambia, quindi possiamo dire che il rapporto pixel cambia in base alla sensibilità del nostro gioco. E quindi noi torniamo a mettere 0,65 per vederlo appunto cambiare di nuovo. Per esempio, adesso andiamo a mettere i dpi, quindi mettiamo 3000 dpi. E come vedete, sia che noi mettiamo 300, sia che noi mettiamo 3000, cambia solamente il numero di centimetri per quanto riguarda il fare una rivoluzione completa, ma non cambia il nostro rapporto pixel, perché i dpi riguardano semplicemente la precisione, un po' come la zona morta del nostro controller, ok? E di conseguenza va ad aumentare solamente la precisione dall'aumentare dei dpi, ma che è una cosa totalmente differente dal rapporto pixel, che anch'esso comunque riguarda la precisione, ok? Quindi abbiamo capito che la sensibilità influenza il rapporto pixel, ma non lo influenzano i dpi. Il FOV, come abbiamo visto, se noi per esempio andiamo a mettere 110, come vedete, il nostro rapporto pixel cambia assolutamente. Se noi mettiamo 32 pollici per quanto riguarda il nostro monitor, vediamo che il nostro rapporto pixel non cambia, quindi andiamo a mettere direttamente di nuovo 24. Quindi, ragazzi, come potete vedere, il rapporto pixel cambia solo ed esclusivamente in base alla sensibilità e al FOV. E quindi cercate di regolarvi il tutto, perché questo si collega all'altro video, che il titolo sarà ogni FOV, a differenza del precedente ogni zoom, ogni FOV unito ad ogni livello di zoom ha la sua essenza particolare. Questo lo affronteremo in un altro video. Come avrete capito, dal momento che io sto utilizzando 4000 dpi, ma poco cambierebbe dai 1600 in su, non ho avuto scelta se non diminuire la sensibilità di gioco del desktop. Ragazzi, noi dobbiamo considerare il desktop come un gioco a parte, che ha una sua sensibilità di gioco assolutamente scollegata dal numero di dpi che noi stiamo utilizzando, ma è una sensibilità importantissima, perché averla identica a quella del gioco ovviamente migliora la memoria muscolare. E inoltre questa sensibilità di gioco del desktop influisce sul gioco quando, per esempio, noi andiamo ad aprire il menu risultati o lo shop di Warzone, subentra la sensibilità del desktop. Ora, secondo me, in un falso mito si dice, e forse è proprio a questo che si riferisce,
che cambiare o alzare o abbassare questo valore va ad influenzare la sensibilità di gioco vero e proprio, per esempio in Warzone. Ora, io sono assolutamente convinto che questo valore oggi, nei giochi di oggi, è assolutamente scollegato dalla sensibilità di gioco di Warzone o di Fortnite o di Apex Legends. Quindi è molto importante che io vi inviti a provare ad abbassare o ad alzare leggermente questo valore in modo tale da trovare il giusto compromesso e non correre il rischio che voi giocate con una sensibilità, poi aprite il menu di gioco e risultati. La freccetta vi scatta alle stelle, ragazzi. Quindi voi provate ad alzare o abbassare se utilizzate dai 1600 dpi in su, o per esempio ad alzarlo leggermente se utilizzate per esempio 400 dpi. Se dovreste trovare dei disturbi, delle discrepanze, dei dubbi, che secondo voi la rimettete ovviamente alla esatta metà. Io per esempio sul desktop ci navigo molto per editare video, per navigare su internet, quindi quando poi torno nel gioco la mia memoria muscolare se ne va in pappa utilizzando 4000 dpi ma con 0,65 di senso. Quindi assolutamente da provare il fatto di regolare il puntatore in base alla sensibilità che voi percepite all'interno del gioco. Quindi trovare il giusto compromesso e avere la stessa sensibilità del gioco desktop Windows e la stessa sensibilità di Warzone gioco. La cosa fondamentale di quando aprite questa finestra è il fatto di assolutamente togliere la spunta in aumenta precisione puntatore, perché lì subentra la tanto famosa accelerazione del mouse. E qua, ragazzi, mi ricollega ad un altro video che ho già portato su WebSL, ovvero la sensibilità dinamica, come avere la sensibilità dinamica. Anche questo, su questo in futuro ci ritorneremo. Bene, ragazzi, questo è tutto. Spero di essere stato chiaro. Credetemi, se io vi avessi dovuto spiegare tutto per filo e per segno, questo video sarebbe durato 52 minuti, ok? E ancora ce n'era da dire. Io ho cercato di sintetizzare il tutto. Mi raccomando, like, iscrizione, commento, condivisione. Venitemi a followare sulla piattaforma Viola, ragazzi, perché io sono lì che vado appunto a fare dei miei streaming. Vi ricordo che io fornisco supporto tecnico facoltativo a pagamento per qualsiasi problema voi abbiate. Io ci sono, contattatemi in privato, ci si mette d'accordo anche per coaching, lezioni, consigli, domande, quattro chiacchiere. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi mando un bacio da Amnesia. Ciao a tutti.